Questo programma è offerto da Fredagel, Napulelle Pizza Margherita, Amadori, Gran Burger, Martini, Cotoletta di Pollo, Siciliani, Prosciutto di Suino, Carsodo, La Selva Salamino Spagnolo, Mila Crema Alto Adige, Yogurt alla Frutta, Feudo Dauno, Mozzarelle Secche, Agriraffa, Pecorino, Stagionatura Minima 6 mesi, Mainelli, Salame Ungherese, Citterio, Mortadella, Vecchia Emilia, Rovagnati, Prosciutto Cotto, Senza Glutine. Telecamera, dai, avvia. Oh, avviato, avviato. Avvia, ciao, buongiorno. Aspetta, facciamo le persone allegre perché visto, poi inizia la telecamera, inizia la trasmissione. Buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno. Di Pane e Quotidiano, sorriso. Buongiorno, buongiorno. Finalmente. Siamo felicissimi di essere qui. L'unico giorno freddo e io sono in camicia e qui it's manning the Philip, come dicono gli inglesi. Esatto, cioè mena la Filippina. Mena la Filippina. Allora, stiamo vedendo quest'uomo finalmente, dalle Dallas, che è pure un metallo, metal, si dice a Foggia. Esatto. È stato picchiato Tony. Casino. Ecco, chi ti ha picchiato finalmente? No. No. Un anonimo. Un anonimo. Gillette. Un anonimo picchiatore. Gillette, la lamette. Vabbè, allora, cioè, si può andare in trasmissione col fazzoletto insanguinato, cioè io non ce la faccio più, siamo in fascia protetta, io capisco insomma che non siamo a Rai 1 Italia 1, però insomma mamma mia. Vabbè, comunque io ma siamo a Convinti B e a Convinti B oggi è il momento della dedica. Allora dedichiamo, quindi ci guardano da Lucera, quindi tutto lo staff Lucera. Di Lucera, da Lucera del Convi, salutiamo Maria Di Muro e tutto il suo staff di Lucera, quindi salutiamo, ci guardano, ci hanno fatto un sacco di complimenti e approfittiamo per salutare tutti i dipendenti del Convi d'Italia a questo punto. Convi del mondo! Ma in questo caso da Lucera ci è arrivata la richiesta, quindi salutiamo Maria Di Muro e tutto lo staff. Ciao ciao, continuate a guardarci. Ciao ciao, però anche grande saluto a tutti quelli che frequentano, compreso lo staff, il Convi di Troia, di Torre Maggiore e di Ortanuva. Ok. E di Ortanuva, il Convi sta aprendo anche a New York, cioè, quindi sì, lo ricordiamo. Il Convi with V, esatto, sì. Il Convi di New York. Noi salutiamo la sorella di John Cocomazzi, esatto. Maria Assunta Cocomazzi. Maria Assunta Cocomazzi, che è il direttore del Convi di New esatto. York. Ricordiamo che domani in trasmissione andrà in onda per l'appunto la vera storia di Siri, quindi sì. Sarà una grande sorpresa, solo noi del Convi TV sono abbiamo nel globo, esatto, nel globo terrestre abbiamo la notizia, caro okay. Piero, ecco, iniziamo mentre quello si sta lasciamo perdere, è uno spettacolo ignobile, è uno spettacolo, io non ce la faccio più. Va bene, allora c'è questa locandina che vi dobbiamo far mostrare. Buon compleanno, la piantiamo, cannabis terapeutica dalla cura proibita alla cura possibile. Un incontro pubblico di domani alle 17.30 sul tema della cannabis terapeutica. Noi abbiamo già ospitato Andrea Triscioglio, interverranno Rita Bernardini, Gianni Mongelli, il sindaco, Donato Metallo, sindaco di Racale, perché ricordiamo che nella cittadina salentina c'è questa sperimentazione della cannabis terapeutica, poi Elena Gentile, l'assessore alla sanità della Regione Puglia, ripetiamo, Elena Gentile, l'assessore alla sanità della Regione Puglia, e Sergio Blasi, segretario regionale del PD. Guardate quanto sono bravi, mi hanno lasciato anche l'appuntino, anzi esatto. Come direbbe una lucina, l'appuntino. È il buon ecco, giornalista Piero Russo. Guardate Russo. Quanto sono bravi, vabbè, l'abbiamo detto, ma non abbiamo detto, carissimi, che ci sarà una visita al carcere di Lucera giovedì 30 gennaio, dove ci sarà Norberto Guerriero,
segretario dell'associazione Maria Teresa Di Lascia, accompagnato da Ivana De Leo e Elisabetta Tomaiuolo, che effetterà insieme a Rita Bernardini, segretaria radicale italiana, una visita ispettiva al carcere di Lugeur. Ricordiamo che ci sarà anche la bolla di accompagnamento. Sì, quindi... esatto. Ecco, donare il sangue, lo sto buttando. Ecco, ma tu non... a proposito, ricordatevi che oggi alle 17, cari miei, c'è la cerimonia di premiazione dei donatori Avis, tutti alle 17 a Palazzo Dogana. Mi raccomando. Non ci sarà l'elfo, quindi potrete venire tutti quanti. Tranquillamente. Quindi, oh. Ecco, piano piano cominciano a uscire le carte. Esatto, le carte. Fuori dal cassetto, quindi. Esatto. Io volevo ricordare anche... La tua prima carta fuori dal cassetto. No, il mio excursus che quando facevo l'animatore. Ah, vuoi ricordare qualcosa? Cioè, la trasmissione è aperta. E che c'accocchia. No, allora, così. Ricordiamo, no, Tuoni di Foggia, scusa, l'unico uomo che inizia un discorso che non c'entra e non lo teme, però prego. Allora, dico, quando facevo il disc jockey... Copri con due mani, perché fa Dracula, schifo vedere questo sangue. Copri con due mani. Vabbè, latte e sangue. Latte e sangue, tu continui a sanguinare. Allora, ecco. Allora noi stiamo parlando, ecco qua, sapete che ConviTV è sempre... al primo posto per la solidarietà, quindi noi dobbiamo parlare a Sant'Alfonso, il dormitorio per i senza tetto, dice l'attacco. Oggi la conferenza stampa dal 15 gennaio, una catena di solidarietà, solidarietà a catena. A catena, quindi mi raccomando. Ricordiamo che questo dormitorio è stato allestito da varie associazioni, tra cui Fratelli della Stazione, per fronteggiare il grande freddo. E io come fronteggio il grande freddo? In camicia. In camicia. So, poi dopo si ammala, che gli vengono i dolori, esatto. Non si mette più con la gamba così. Così non riesco più a stare così, in questa posa molto trendy, molto country. Tanti, hai fatto trendy, fai pure trenduro. Piero, nel frattempo tu trovi la notizia, devo dirti una cosa. Allora, attenzione quando guardiamo la televisione. Ieri ero con mia nonna, quindi seduto, e stavo vedendo un incontro vecchio di Tyson, di box. Ah. E mia nonna stava così, seduta. Dice, madonna nipote mio, ma che è questo sport così violento? Ho detto, nonna, è pugilato. E mia nonna, ma dopo un cacchio di gelato saremmo una tanta taccarata. Io non lo so, veramente. Stiamo attenti quando guardiamo con i nonni la TV, qui saluto. Vabbè. Appunto, salutiamo tutti i nonni d'Italia. Tutti i nonni del globo, anche quelli che vanno a fare la spesa al Convi di New York. Chissà se la signora, eccola. Lei è una nonna, signora. Lei è una nonna? No. No. Non è una nonna, perché oggi parlavamo di mia nonna. No. No, è una mamma? Sì. Oh, è una mamma. Di quanti figli? Uno. Come si chiama? Salutiamolo, Michele Bru... Sta lì in macchina. Sta lì in macchina. Dove è un sta capitano Michele? Della polizia municipale. Oh. A Lavello. Oh. Nella Foggia. Noi andiamo sempre elogiando, quindi, le forze dell'ordine. Sempre. Com'è sì. la com'è e l'attività? Vice comandante e un capitano della polizia municipale. Guardate com'è orgogliosa del figlio. Certo, è avvocato bravissimo. Pure. È avvocato pure. Mica pizze fighe come si nonna... A 30 no? anni comunque. A 30 anni, quindi potrebbe ancora certo, farle avere un no. nipotino. No? Come no? Come si chiamerà suo nipote, secondo lei? Beh, penso che se lo chiama come mio marito, Antonio. Antonio, bene. Se poi oggi i tempi sono cambiati, può darsi che lo chiama diversamente. No, certo, noi signora oggi stiamo parlando un po' della notizia, insomma, in generale, della crisi, di quello che c'è, si sta affrontando in questa nazione, l'Italia ormai, che non è più come prima. Ma la domanda per l'appunto su questo, lei che cosa cucina oggi? Veramente non ho ancora deciso, però penso che faccio pasta con gli asparagi. Oh, ti piace Piero la pasta con gli asparagi? È proprio di Foggia. Sono, si può dire, quasi nata a Foggia, sono venuta piccola a Foggia, da perché dove? I miei genitori erano ferrovieri, io sono stata pure ferroviere. Ah, bene, di dove erano I miei genitori erano di Candela. Ah, di Candela, vabbè, sì. Vabbè, l'asparago a Candela va forte, è una zona di asparagi, di orecchiette buone anche, vero? Asparagi con le orecchiette. Benissimo. Le orecchiette. In 30 secondi, lei cosa vuol dire al pubblico foggiano qui, per sconfiggere questo periodo un po' così, un po' nero? Di darsi da fare un po' tutti quanti. Brava signora, brava. Perché è proprio un periodo nero, ha ragione. Purtroppo. Proprio... Però si dovrebbero dare da fare un poco di più i politici pure. Esatto. Prima di tutto loro e poi un po' tutti quanti noi. È vero signora, questo è vero. Quindi noi, ecco, la notizia è questa. Ci sarà il fantasindaco, tra un po' si voterà per il sindaco, non si sa chi vincerà, il buon Piero dice che forse vince Paperino. O Paperino o Ciccio di Nonna Papera, secondo certo, me. Certo, pure è buono. Pure è buono. Va bene, vabbè, grazie, grazie e buona giornata. Buona grazie giornata. Mille. Nel frattempo, che bello vedere queste per signore. Non farci mancare nulla, ieri c'è stato un simpaticissimo assalto a un portavalori a Cerignola. Ah. Voilà,
Eccolo qua. In pieno centro. In pieno centro, Piazza Aldo Moro. Che cosa hanno fatto? C'era il portavalori che si è fermato e loro, sono usciti. Faccio i portavalori. Ecco qua, sono usciti da un doblò dove erano nascosti da diverse ore e hanno detto la classica frase, ferma tot, questa è una rapina. Esatto, ecco. Hanno detto così, a sì, Cerignaul. Tipica. Hanno rapinato i due vigilantes, hanno preso un bel po' di soldi, sono scappati verso Canosa, noi diamo tutti gli indizi, perché certo, magari perché se qualcuno li ha visti, hanno bruciato il SUV, Nissan Qashqai, peccato, e sono spariti. Complimentoni ancora una volta. Veramente, abbiamo avuto la nostra notizia di cronaca. Ieri di anche cronaca. Sotto casa mia è capitata una macchina che si è incendiata. Ecco, questa è la notizia. Sola, autocombustione. Ma la cosa bella è stata che il proprietario ha visto la macchina si incendiava e ha chiesto una bottiglia d'acqua. Invece sono arrivati poi i pompieri, hanno bloccato la macchina. Attenzione, se una macchina si incendia, chiamate subito il 115, che con la bottiglia dell'acqua. Non ci fate niente. Non ci fate niente. Questo lo diciamo per la notizia. Abbiamo notizie di gossip. Abbiamo notizie di spettacolo. Nel frattempo c'è il sanguinone là che sta. Prego, il sanguinaccio, andiamo. Che cosa è successo? Scopriti con due mani. C'è stata una scazzottata tra Ballottelli e Facchinetti all'Hollywood. E busco di tu. Tra loro e Spart e va mica po'. Va bene, sono picchiati, quindi Ballottelli e esatto. Lasciamo perdere. La bisbetica è domata. Lui ride da solo, oggi è proprio Ale. Oggi. La bisbetica è domata, i tempi difficili, la crisi e i problemi, per fortuna che Mirna Colecchia c'è, tutto esaurito, per la bisbetica è domata, salutiamo la simpaticissima Mirna Colecchia, zia Minni per gli amici, che ci fa ridere, esatto, e questa è una cosa molto importante. Ma cosa dico molto? Ma molto importante, quindi andiamo a teatro a proposito, quindi utilizziamo il teatro. Andiamo a teatro e poi leggiamo un bel libro, eccolo qua, presentato il libro dello storico dell'arte Gianfranco Piemontese, che è questo qui e che noi salutiamo, mattinatese, quindi garganico, Torre Maggiore, non dimentica Nicola Schiavone, artista della Puglia del Novecento. Quindi, noi abbiamo fatto sempre tanti appelli, aprite i teatri, l'arte, ma hanno aperto qualcosa? Niente, non hanno aperto. Ho visto delle foto che fare? Compaiono su questo giornale di gente che non vedevamo più. Delle foto di gente che non vediamo più, ma noi non la vedremo neanche oggi. Se la volete, comprate l'attacco. Esatto. Ecco qua. Ieri c'è stata la giornata della memoria e oggi parliamo della guerra. Ricordando lo sbarco degli alleati a Pontinicchio, nasce il Checkers Lesina. Bello! Numero uno, mica no. Pizza e fichi. Come l'hai detto bene. Bellissimo. Che cos'è? Non lo sappiamo, però l'attacco ce lo dirà domani, probabilmente. Ah, come la Gazzetta, sì, l'attacco? Sì, no. Sì, un po', questo è un po' tipo stile Gazzetta, ha voluto copiare la Gazzetta. Sì, vediamo nel frattempo l'elfo che sta importunando una signora. Perché stai importunando la signora? No, signora, stiamo così, girando per le casse. La signora non si preoccupi. No, la signora è mia zia, la conosco, quindi ecco qua, perfetto. Salutiamo quindi tutte le signore del convivio. Allora, ricordiamo che fazzoletto, che è, non è guasto più la macchinetta del caffè, caro Piero. Vabbè. E soprattutto questa mattina quest'uomo nel pallone completo, nel panico totale. Nel quindi frattempo Francesco Bellizzi, giornalista che noi salutiamo, ha scritto questo pezzo sulla differenziata. Per la differenziata in arrivo l'assunzione di 40 interinali. Speriamo bene, ma quello che ci chiediamo noi, li pagheranno? E se li pagheranno, come li pagheranno? Noi ci auguriamo che li pagheranno, però... Secondo me, non lo so se proprio li pagheranno o non li pagheranno. Questa è la domanda. Ma soprattutto, si riuscirà a venire fuori da questa situazione in questa città? Ma soprattutto, riuscirò ad aprire un giornale come sì. Una persona civile? No, non secondo me. Ma è una questione di fogli, quindi allora, ecco, vediamo. È una questione proprio di intelligenza intanto, e di pollice opponibile. Sentitevi protetti. Ecco qui, c'è la pubblicità. Sì, della Black Security. Servitevi protetti nel giorno in cui c'è stato un assalto a un portavalori. Per fortuna non era la Black Security che noi salutiamo, è esatto. Stata la NP Service, poverini quelli della NP Service, va detto,
probabilmente la, la ditta più bersagliata di Puglia, più di bersagliata Puglia. Ok, non c'è praticamente nient'altro. Ecco, non c'è giornale, nient'altro sul giornale. Ci perché... piace molto, ci sono le lettere di Matteo Renzi, perché sì, ma c'è, ovviamente, come ci indica il nostro buona... regista Bin, Laden Bin, ecco qua, c'è tutta la roba da mangiare. Roba, la vuoi vado venire di a presentare qua. Tu? Sì, sì. Dai, vieni a presentare. Andiamo insieme, dai, andiamo insieme. Sta venendo, sta venendo, sta venendo. Allora, per me, queste prego, figure prego. Inquietanti, ma perché mettete così queste figure lunghe con queste figure sferiche? Io non l'ho mai capito. Siccome noi facciamo tante figure, che figure sono queste, mitologiche? Non, siamo in fascia protetta. Allora non mi preoccupo. No, no, e dico allora in ordine di cibitorio, diciamo, ecco, che cosa stiamo presentando? Prego. Crocchette di patate, queste lunghe, di riso. E arancini di riso. Perfetto, queste invece... Aspetta, scusate, arancini di riso. esatto di riso che fa, se no, buon sangue, fa buon sangue. Poi abbiamo olive all'ascolana, mozzarelle fritte, mozzarelline fritte, poi pizza di tutti i generi, ma col pomodorino, salsata, ma i tanti chicozzi non li fanno, scusate, vai alla cassa, le pizzelline, i panzerottini, cioccolatini, ma scusami, Piero, era la canzone, era Zazà, ma i tanti chicozzi dove stanno? Esatto. A Foggi, i tanti chi con i fiori di zucchero, io non li vedo qui al convivio. Ma non è il periodo, io forse, non, lo so. Non è il periodo. Non fa niente, io li voglio comunque vedere. Ah, i turcini. Questa saranno fave e cicorie, secondo me. Allora, sì, questa è fave e cicoria. Questa è fave e cicoria, che è un piatto tipico nostro ed esatto. È buonissimo. Molto, guardate, molto buono. Anche attraverso il vetro noi sentiamo l'odore ed è eccezionale. Quest'altro, invece... è l'agnellozzo con le patate. Sì, sì. È l'agnellozzo con le patate, si dice. Ecco che qua, guarda, le patate sono molto buone. Poi abbiamo ancora altre cose. La patate, sogliola, che è accompagnata con i muffin, è la morte sua. Ecco, eh sì. Qua, muffin e sogliola, ve li consigliamo oggi. Buonissimo. Sì, sì, assolutamente. C'è gente che intanto sta aspettando. Un attimo solo, che in diretta vado a chiamare i ragazzi. Sì, ecco qua. Alfredo, ragazzi, diretta, Alfredo, c'è... ecco, c'era bisogno di te. Sì, signore. Ecco qua. No, che oggi, insomma, è un po' così, quindi chiamiamo... Io sto uscendo intanto, caro Piero. Nel frattempo, sì. abbiamo servito il cliente numero 48. Ecco qua. Ma sentiamo la signora che ne pensa, sentiamo. Buongiorno. Sì, la signora è già pronta. No, signora. Non si preoccupi, io vado di fretta. Dalla... Allora, noi volevamo sapere, in virtù di questa situazione che purtroppo c'è ci colpisce. Crisi, c'è la Tarsu. La Tare, la Taru, tutte queste cose qua. La guerra che è finita nel Vietnam, l'ha scritto oggi la Gazzetta. Esattamente. Nell'arte culinaria, lei come si comporta? Io quando devo comprare, compro. Purtroppo sì, è vero, la crisi c'è, però... guardo un po' i prezzi, guardo un po' le offerte, però si deve mangiare. Insomma. Certo, signora, ma lei oggi che cosa cucina in questo martedì un po' freddo? No, le orecchiette. Oggi che cosa cucino? Pennette, panna e prosciutto. Oh, buone. Sì. Buone. Orecchiette. Orecchiette, rucole e patate. Ottimo. E per secondo oggi? Per secondo scaloppine. Scaloppine, la signora sa cucinare. La signora martedì. Sa cucinare. È sposata, signora? Sì, sì. Suo marito è fortunato, ha figli? Sì, ho figli. Come si chiamano? Salutiamo. Gabriele, Francesco e Giulia. Gabriele, salutiamo Francesco e Giulia. Ha tre figli? Sì, tre. Vedi quante cose compro. Ha avuto? Il figlio più grande quanti anni ha? 11. Ma lei è giovanissima. Lei ha avuto 8 anni. Sì, l'ha avuto giovanissimo. Ha avuto il primo figlio a 8 anni la signora. 8 e mezzo. 8 e mezzo, 9 meno un quarto. Così. Salutiamo la signora, grazie per la sua disponibilità. Quante cose buone ha comprato la signora, non manca mai. La rucola, perché la rucola con la patata è la morte sua. È la morte sua. Lo ricordiamo. Va bene. Ok. Noi dobbiamo salutare. C'è un ferito che vuole parlare. Ieri parlavamo di come conquistare la donna ideale. Ma scusa, sembri i calciatori quando parlano così, si mette. Volevo raccontare che la prima mia ragazza era una ragazza molto calda. Infatti, quando facevamo l'amore con Control, si sentiva puzza di gomma bruciata. Vabbè, per cortesia. Oggi l'elfo è veramente... Vai, andiamo, dai, cercano all'edicola. Ti stavo cercando un amico, scusa, andiamo in diretta. Per cortesia, dicetene bene. Andiamo con quest'uomo che è entrato in bicicletta dentro al convivio. Eccolo qua, buongiorno. Tutta... Come, dammi il micro. Lasso sto micro, è lasso sto micro. Il minchione di Teletown, eccolo qua. Buongiorno, allora. Faccio la bicicletta. Calma, aspetta. Quest'uomo qui, cioè, lo vedete in questa veste, ha vinto il campionato del mondo di ornitologia a Bari. Prego, risponda pure. Un secondo, Nicola, vedi che sto in diretta sul Teletown, accendo il televisore. Ecco, vabbè. Il livello... Pronto, Nicola? Sì.
vogliamo sentire tutta l'età. Non vuoi passare? Aspetta, passi un po'. Sì. Ciao Nicola, Nicola. Ciao, siamo a Teledown praticamente alle 14.40, così lo ricordiamo pure. Siamo con la trasmissione Pane Quotidiano, ti passo Piero. Sì. Ciao Nicola, sì, Giuseppe viene dopo, sì, 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 fate la terapia insieme, sì, va bene, ok. Ciao, aspetta, c'è anche Carmine che ti vuole dire una cosa, sì. Aspetta. Ciao Nicola, ciao. Ecco. Ciao Nicola, ciao. Ecco. Ok, gli abbiamo passato okay. Anche Carmine, perfetto. Allora abbiamo finito, siamo in diretta. Chiudiamo, quindi. Lei che è entrato con la bicicletta. Tu hai vinto il campionato mondiale dei passarielli. No, no, no. Canarini. Dei canarini, dei canarini. Fai vedere i tuoi begli occhi. No. Ecco, va bene. Io sono in segreto. Cosa si prova? Cosa si prova? Il socio di Niki Lauda. No, il socio sì, di Freddy Krueger è lui. Il socio è vero, che cosa si prova? È una grande soddisfazione. Non me l'aspettavo. E ora sei tornato alla vita normale, cioè, dai, purtroppo sì, ma vengo a fare il presentatore al posto tuo, sì, qua intanto, ormai... il conduttore, no, il conduttore, chiedo scuse. Esatto. Va bene. Lei quindi entrerà in bici proprio a fare la spesa adesso direttamente? Sì, posso fare un giro? Sì, vai. Non dicono niente. Ti arrestano direttamente, qua ti picchiano. Pronto? Non è un problema. Io me ne vado con lui. Ecco, va bene? Va bene, no. Allora, no. Chiudi tu la trasmissione, saluta, dici vediamo domani come al solito, 14.40, tutte le nove. Dammi. Pronto? Vi salutiamo e ci vediamo domani al solito orario alle 14.30 in diretta su Teledown, in diretta o in differita, come volete voi. Grazie. Arrivederci, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, legumi, ottimi durante l'inverno. Salute, la candida, un disturbo che colpisce molte donne. Ecco i rimedi naturali. Tempo libero, alla scoperta dei nostri luoghi del cuore. Spazio motori, metano o GPL, quando conviene fare l'impianto. E in più, gossip, news e attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli nelle nostre province e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Basolacata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Basolacata, insomma mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai? Basolacata, insomma mai. Tu che ne sai, l'hai vista mai? Basolacata, insomma mai. In radio c'è un pulcino. In radio c'è un pulcino. E il pulcino Pio. 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 Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Guevara, per grandi eventi o per altri piccoli momenti.
Il complesso, composto da svariati ambienti immersi nel verde, è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza. La creatività e la competenza fanno in modo che ogni attimo si trasformi in un momento magico ed irripetibile. Possa Guevara, caldi ambienti per dolci emozioni. Yeah, man.